Grazie mille. Però vorrei che ci concentrassimo sull'idea soprattutto della serata, questa idea di promuovere dei gruppi di acquisto sull'energia. Sto in piedi perché ho mal di schiena, non è megalomania. Mi sembra interessante, non tanto per il titolo del sito web, Ammazza la bolletta, perché in questo momento sapete che l'energia costa un po' meno del solito, quindi la bolletta un pochino si ammazza da sola, ma per cambiare la qualità del servizio e cambiare il modo con cui il singolo cittadino da solo si rapporta con questi servizi energetici. Ormai siamo tempestati di gente che ci telefona e ci offre il piano tariffario più conveniente. Dopo la telefonia siamo passati ultimamente che sono stato bloccato a casa, ti suonano al campanello e quindi mi immagino i pensionati di Milano quante visite ricevono. L'ultima dell'Enel che mi rega volevano regalare a tutti i costi le lampadine a LED, poi dopo per farmele pagare nella bolletta, ma quindi siamo arrivati a essere tutti torchiati, quindi dobbiamo cambiare questo rapporto. È molto più importante diventare noi contemporaneamente tutti quanti produttori e distributori di energia elettrica, come abbiamo fatto con le informazioni che vengono veicolate attraverso il computer. Siamo tutti noi contemporaneamente fornitori di informazioni e fruitori di informazioni. Nel momento in cui c'è questo scambio, lo scambio diventa più interessante e diventa più produttivo. Cosa possiamo fare sull'energia? Un fracco di cose che normalmente non passano attraverso la bolletta meno cara, punto. Ma la bolletta è un po' più intelligente. E su questo mi piacerebbe, visto che ho conosciuto da poco Lorenzo e quindi dobbiamo anche provare a buttare lì delle idee di collaborazione, almeno noi come associazione. Perché guardate, anche noi non riusciamo a convincere i nostri associati a cambiare bolletta. Anche il gruppo d'acquisto più bello del mondo non basta andargli a dire proviamo a cambiare insieme la bolletta, dobbiamo dirgli che cosa vogliamo dalla bolletta nuova, che non è tanto solo un po' di riduzione dei costi, perché è relativamente contenuta, soprattutto sulla bolletta elettrica, è insignificante la riduzione dei costi che c'è rispetto all'utenza familiare. Noi spendiamo circa 600 euro all'anno di bolletta elettrica media per ogni famiglia. Metà di queste sono dei costi di gestione della rete e delle tasse legate alla bolletta. Quindi sull'altra metà, 300 euro, qualsiasi riduzione possiamo fare è sempre molto contenuta. Mentre è interessante dell'offerta che ci proponete il fatto che possa essere tutta rinnovabile, perché questa è la garanzia che col tempo quella spesa non aumenterà. Primo luogo. Secondo luogo, è importante fare della bolletta elettrica l'occasione per un uso intelligente dell'energia e per risparmiare. Quindi la collaborazione che vi proporrei dal punto di vista di Legambiente è: ci piacerebbe andare a ficcare il naso su chi sono i fornitori dell'energia, soprattutto l'energia elettrica, ma anche per quello che è possibile sul gas. E l'altra cosa interessante è se tra quelli che scelgono di far parte del gruppo d'acquisto c'è la volontà, in forma anonima ovviamente, di raccontare come vanno i loro consumi, perché la bolletta può essere una chiave di lettura di come vanno i consumi di ciascuno. Dovete sapere che nelle case di tutti gli italiani hanno messo il contatore intelligente. Voi vi siete accorti perché è intelligente il contatore che è arrivato nelle case degli italiani? Vedete una differenza tra il contatore quello vecchio, con i numerini che girava, e il contatore di oggi che per legge lo bisogna schiacciare un pulsante? Allora, le informazioni che elabora quel contatore in realtà sono davvero intelligenti, perché
possono arrivare a misurare quanto si consuma ogni volta che si accende o si spegne un interruttore o ogni volta che viene azionato un elettrodomestico attaccato a una spina. È talmente intelligente che può dire tutte queste cose. Peccato che le dice soltanto all'Enel e non lo dice a ciascuno di noi. Allora, è possibile, senza bisogno di andare a leggere come se fosse il Grande Fratello, che lei non lo fa, tutti i consumi che ci sono nel contatore, almeno dalla bolletta, avere un giudizio di come vanno i miei consumi rispetto agli altri. E se ci sono dei gruppi di persone, delle persone, che hanno usato l'energia in maniera più intelligente e ci possono raccontare come. Guardate che c'è una piccola società, una piccola startup all'inizio, negli Stati Uniti, che ha cominciato a vendere questi servizi ai distributori di energia elettrica per fare informazione corretta del consumatore. Alla fine è stato quotato in borsa ed è stato uno degli esempi di green economy che si è sviluppato. Io credo che attraverso i gruppi di acquisto possiamo farci questi strumenti di aiuto all'uso intelligente dell'energia, anche e soprattutto il gas, di cui consumiamo molta più energia dell'energia elettrica, per riuscire a fare un uso intelligente del riscaldamento confrontandosi con qualche un altro che l'ha fatto meglio di quello che riusciamo a fare ciascuno di noi da soli. Vedete, il fatto di mettersi insieme in una comunità d'acquisto può servire anche a queste cose. E mi sembra molto più intelligente e molto più furbo semplicemente di concentrarsi sulla riduzione del prezzo, perché la riduzione diventa doppia, usando la nostra intelligenza e non soltanto l'occasione di essersi messi tutti insieme per fare tutti insieme la stessa cosa. Possiamo metterci tutti insieme per fare insieme delle cose diverse, sempre più intelligenti l'uno dell'altro, e questo ci aiuta molto di più. Ho cercato di dirlo in maniera semplice, spero che mi abbiate capito, altrimenti sono a vostra disposizione per cercare di studiare con voi come fare una cosa di questo genere, perché in alcuni casi, in alcune comunità di singoli condomini o di singole comunità che abbiamo costituito come Legambiente, siamo riusciti a farlo. Grazie mille.